Nelly, che succede? Sei chiesto di vedermi? Significa qualcosa di importante? Sì, avrei un piacere da chiederti. Di cosa si tratta? Lo sai che se riguarda la scuola ti ho dato carta bianca, non hai bisogno di chiedere a me. Grazie, padre. Il fatto è che sono diventata la manager di un club della scuola. Oh, e qual è il club così fortunato ad avere una manager carina come te? Sarebbe il club di calcio. Cosa? Il club di calcio? Ma non ti avevo detto che ho intenzione di eliminarlo. Sì, me l'avevi detto, ma ho pensato di rendere le cose più interessanti. Per questo volevo chiederti un piacere. Che intenzioni hai, Nelly? Scartabellando tra i documenti della scuola ho trovato questo. Come hai fatto a... un bel po' di domande da farti al riguardo, padre. Capitolo 4. Allenamento micidiale. Allenamento micidiale, capitolo 4, ragazzi. Finalmente siamo già al capitolo 4. Secondo delle qualificazioni di regione si avvicina, dobbiamo allenarci ancora più duramente. Mark, è vero che Nelly è diventata la vostra manager? Com'è possibile? Non riesco a credere che la ragazza più popolare della scuola abbia deciso di ricoprire questa carica. Ma non pensate che sia un po' troppo altezzosa? Non è vero, ogni tanto forse è un po' dura. Comunque, non sappiamo ancora cosa abbia in mente, quindi è meglio restare allerta. Siete troppo sospettosi, sono sicuro che guardandoci giocare abbia capito la bellezza del calcio. Comunque non sarà facile per voi. Ho sentito dire che i bulli della nostra scuola hanno litigato con il club di calcio di un'altra scuola e se la sono vista davvero brutta. Dicono che, forse, che fossero così forti da non sembrare nemmeno umani. Inoltre erano dotati di strani poteri, poteri inquietanti. Poteri inquietanti? Ecco, sì. Boh, sono solo voci. Ehi, sei tu, Ivans, quello del club di calcio? Eh sì, sono io, tu chi sei? Non voglio parlarne qui, ti aspetto nella sede del tuo club. C'è un giocatore misterioso. Andiamo a vedere cosa vuole. Costui. Quello è il capo della banda di bulli di cui ti parlavo. Marco, hai combinato qualcosa che gli ha fatti arrabbiare? Io non ho fatto nulla. Comunque, è meglio che vada a sentire cosa vuole da me. Andiamo alla sede del club di calcio a vedere cosa vuole. Questo uomo, che poi non è un uomo, ma è un ragazzo, quindi andiamo comunque a parlarci. Ragazzi, un episodio. Sì, capitolo 4. Non siamo neanche troppo messo male. Cioè, dovrei riuscire a finire questo gameplay prima di uscire dalla beta. Probabilmente il gameplay che volevo fare di Resident Evil 2 non riuscirò a farlo per ovvi motivi. Anche perché la beta è più vicina del previsto, quindi. Sì, andiamo, magari la faccio tra la beta e il gioco completo di Nelson Demon Victory Road. Quindi, sì. Non, cioè, potrebbe uscire Nelson Demon 2 come potrebbe non uscire, bisogna stare attenti e devo vedere quello che devo fare ancora su questo gioco. Perché probabilmente mi tiene fino a metà e anche di più, secondo me, di febbraio. E da metà febbraio a marzo. È un po' rischioso portarlo, raga, perché non si sa quando esce, perché se esce ai primi va bene, non dovrei portarlo. Se invece esce più in là potrei anche portarlo. Il fatto è che potrei iniziarlo, però il fatto di poter iniziare e poi fermarmi quando esce la beta non mi piace. Però, raga, vedremo, cioè vedremo. Magari lo inizierò e vedrò cosa succede. Mark, questo ragazzo ha detto che vuole parlarti. Ivan, ascoltami bene. Aiutami, salva il mio compare. Che vuoi dire? Qualche tempo fa abbiamo litigato con dei tizi di un'altra scuola e da quel giorno il mio compare si comporta in maniera molto strana. Dice che vuole organizzare una sfida di calcio. Una sfida di calcio? E perché mai? Ah, non chiedermelo, non sono certo un dottore. Posso solo dirti che abbiamo litigato con quelli del club di calcio e della brainwashing. Ma la brainwashing è la nostra prossima avversaria. Che cosa, davvero? Celia? Mark, è terribile, guarda qui. Fammi vedere. Oh, calcio oggi? Nell'ultima amichevole disputata, la brainwashing sbaraglia gli avversari con un perentorio 9-0. Come? La brainwashing è davvero così forte? L'anno scorso sono arrivati in finale al torneo regionale, prendo controllo dell'Academy. Non dovrebbero essere così forti, ci deve essere qualcosa sotto. Il mio compare si trova nelle baracche dietro la palestra. Se riuscite a batterlo a calcio, forse tornerà come prima. Ti scongiuro, Ivan, se mi vincete la sfida. Mark, credo che dovresti aiutarlo. Potremmo ottenere qualche utile informazione sui nostri avversari. Va bene, vado a vedere. Vieni con me, Axel. Se dobbiamo sfidare a calcio, serve un bomber. Capitano, vengo anch'io. Lì vicino c'è un negozio di dolci. Se battiamo quel bullo, posso farci un salto. Sempre a pensare al cibo, tu.
Ok, sbrighiamoci così possiamo tornare ad allenarci. Oh, allenarci. Sai dove è la palestra? Si trova nell'area est del campo da calcio. Mi raccomando, fai tornare il mio compare come prima, quanto su di te. Certo, lascia fare a me. Io vado avanti intanto. Aggiungiamo quel bully dietro la palestra. Axel, Blaze e Jacquose vengono con te. Va benissimo. Quindi andiamo a trovarlo nella dietro la palestra, che fondamentalmente non so dov'è. Quindi andiamo un po' a caso e la dovremmo trovare. Dato che seguiamo le frecce, vediamo se ci sono delle frecce che c'è comunque cosa. Perfetto, c'è Nelly però. Aspetta, Mark. Nelly, stava mandando dei bulli nelle baracche dietro la palestra. Le baracche? Ma cosa vi siete messi in testa? Dovete essere ad allenarvi. Ma stiamo solo andando ad aiutare una persona. In qualità di vostro manager mi aspetto che il vostro unico obiettivo sia quello di vincere. Ma evidentemente non avete afferrato il messaggio. Per fortuna ora ci penserò io per rinforzare questo club. Si farà alla mia maniera. La tua maniera. Nelle squadre che avete battuto finora ci sono molti giocatori più in gamba di voi. Direi che facciamo prima di arruolare quei giocatori, anziché aspettare che diventate forti voi. Che cosa? È davvero possibile fare una cosa simile? Certo, la famiglia Raymond è molto potente e cercare dei giocatori non è difficile. A quel punto non devi far altro che andare a prenderli dove ti dico io e invitarli a unirsi al club. In pratica noi non facciamo altro che soffiare i giocatori delle altre squadre. Ok. Allora potremmo avere con noi giocatori dell'Occult oppure della Wild. Proprio così. Quindi o vi allenate come si deve oppure sappiate che ci sono molti giocatori pronti a rubarvi il posto. Che paura, così non ce la faccio a godermi i dolci con calma. Di che ti preoccupi? Poter invitare altri giocatori e diventare amici è bellissimo. Non cambi mai tu, non cambi mai tu, eh. Beh, vediamo se in futuro avrai ancora tutto questo entusiasmo. D'ora in poi sarò la sede del club, quindi vieni a parlare con me se vuoi che cerchi qualcuno. Grazie, Nelly. Ok, prepariamoci, raggiungiamo le baracche dietro la palestra. Perfetto, quindi Nelly ci ha detto che possiamo reclutare i personaggi delle altre squadre battute in precedenza. Quindi, come ho detto prima, la Occult e la Wild. Perfetto, andiamo a trovare il bullo per andare a sfidare. È esattamente qua dietro, quindi strano che non ci dia una sfida, infatti lo sapevo, raga. Devo starmi zitto, devo starmi zitto. Vabbè, tanto queste le battiamo in 2 secondi. Non è questo il problema. Gioca, facciamo pam, pam, pam e pam. Andiamo di tiro normale, raga, perché... No, ho sbagliato, devo fare il tiro livello 4, ho sbagliato, vabbè. Dovrebbe straparare, però va bene. Vai, oh, mi sembra più che ovvio. Vediamo a chi la passa. Passa a lui. No, Jack, vieni qua, Jack. Scivolata, vai, Axel. Proviamo ad andare a segnare con Axel, che magari è l'unico che riesce a segnare. Vai, Axel. È un po' lento, Axel. Tira. Tiro, livello 4 e andiamo a segnare. E portiamoci a casa la sfida. Non voglio sprecare i PT, raga, perché ci sarà la sfida contro quello lì e... Probabilmente perderò PT lì. Comunque abbiamo fatto gol 1-0, buono. Contro i ciclisti stanchi. Perfetto. Andiamo qua dietro. Tanto qua c'è una cassa che ci dà una barretta sprint. Eccoci qua, baracche dietro la palestra. Un'altra barretta sprint. Ed eccolo qui, tu. Sei per caso tu l'amico di quel tipo che è venuto a cercarmi? In effetti non mi sembra di tutto a posto. Mark, penso che stia cercando di dirci che vuole giocare a calcio. Bene, andiamoci da fare, non mi tiro mai indietro di fronte a una sfida. Calcio? Sfida. E sfidiamolo. È un po' svitato. Però vabbè. Vediamo se sono forti. Ma non credo proprio che sono forti. Andiamo. Pam. 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 No, l'ho giocata male qua. L'ho giocata male. L'ho giocata molto male. Vabbè. La prende. In modo easy per il boss. Sbrutta qua. Devo andare con Axel. E lui tira. Vabbè, usiamo la mano di luce. Tanto non dovrebbe essere un problema usarla. Lui usa la mossa normale così, vabbè. Usa il pallonetto che poi la prende Axel che poi... Madonna, quanto le odio queste sfide, quanto le odio. Però c'è Kevin Dragonfly che è un fenomeno. Vai Axel. Perché c'è Dragonfly
sempre in mezzo ai piedi, quella andiamo tra i bingo ventre, me lo raga, vinciamo. E la concludiamo qua. Detto con tutta onestà. Tripingrovente. Meno male che non fa fiasco perché sennò è un problema. OPT per fare il tornado di fuoco? Credo proprio di sì. Mettiamola più vicino, che sennò si. E si toglie i punti. Trampolina Zuma. E vamos. Dovrà riuscire a segnare. Credo proprio. E infatti riesco a segnare. Perfetto. 1-0 per la Remo. E quindi vinciamo la sfida. Perché queste sfide qua sono abbastanza insidiose. Però vabbè. Comunque l'abbiamo battuto, quindi. Oh, ho perso. Che cosa stavo? Oh. Non è ancora tornato completamente in sé. Non ci resta che rincarare la dose. Jack, sotto con il trampolino a Zuma. Così all'improvviso? Muoviti. Sì. Trampolino in Azuma con la divisa del. Cioè con. Ah, come si chiama? Ah, c'era il. Le cose della brainwashing. Sta dicendo con. Raga, non so parlare. Vabbè. Quella della scuola. L'uniforme della scuola. Quella della brainwashing mi hanno costretto a indossare quello strano coso. Di che si tratta? Ah, mannaggia. Dopo che mi hanno messo in testa questo aggeggio, mi sono sentito subito invincibile. Inoltre, avevo questa voce che mi rimuovava in testa, ed è a quel punto che ho perso il controllo. Che anche quei tizi della brainwashing ne indossavano uno. Forse è per questo che sono così forti. Dovete giocare contro di loro? Vi conviene prima capire come funziona questo coso? Potreste chiedere al professore di scienze? Io non vi accompagno, però. È vero, leggendo questo aggeggio, forse capiremo il loro segreto. Hai ottenuto strano aggeggio. Meno male. Contiamo su di voi, non dovete fargliela passare liscia, mi raccomando. Queste sono le baracche, sono ancora più discusso di quanto si dica in giro. Lei chi è? Ah, Nelly. Nelly, che ci fai qui? Come presidentessa del consiglio studentesco non posso tollerare questo posto nella mia scuola. Quell'aggeggio non è che l'avete rotto con quella pallonata? Forse è un problema? Anche se avete sconfitto quel bullo, i giocatori della brainwashing sono 11. Credete che la vostra tecnica segreta basterà contro un'intera squadra? E cosa vuoi dire? Che forse avete bisogno di altre tecniche più potenti, non vi pare? Qualcosa di più potente del trampolino Azuma, ma esisterà? Chissà. Ma anche se così non fosse, mi aspetto che vinciate questa partita, chiaro? Ma che voleva? E perché mai è venuta qui poi? Te l'ho detto, non mi fido di lei, secondo me sta tramando qualcosa. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma adesso è meglio che facciamo analizzare questo aggeggio. Direi proprio di sì. Sì, andiamo nel laboratorio e facciamolo vedere al professore di scienze. Se non sbaglio, il laboratorio si trova al piano terra dell'ala ovest. Adesso procedere all'ala ovest. Siamo a est. Madonna, ragazzi. Se aperto un blocco nella mappa contatti per la consegna, non lo farò. Usciamo da sto posto, va. Che sarà meglio. Ora andiamo nell'ala ovest. C'è la sfida. Probabilmente salterò perché non ci voglio di farlo, onestamente. A Archer, quello di Azure 3. Non menu. Andiamo. Ma la sfida qua è da 4, non era da 5. Vabbè, è da 4, va bene. Va bene, andiamo di qua al laboratorio. All'ala ovest, che devo farmi tutto il campo. Che palle. Perché sto gioco è così? Perché sei a est devi andare a ovest? Mannaggia, mannaggia. Ok, siamo a scuola. Alla ovest. Qua. Perché qua c'è una cassa, la prendiamo. Ark. Che palle che si possono prendere anche solo davanti le casse. Vita energetica, va bene. Parliamo con lui. Mamma mamma mamma. Cosa c'è? Sto facendo degli esperimenti importantissimi. Avete bisogno di qualcosa? Non capita spesso che gli studenti vengano da me anche dopo le lezioni. Professore, vorrei che desse un'occhiata a questo oggetto. Lo strano aggeggio. Di cosa si tratta? Però che me lo potesse dire lei? Sappiamo solo che se qualcuno lo indossa diventa subito aggressivo e si comporta in maniera strana. Davvero, secondo il professore non ne ha idea. Che ne dici di chiedere a qualcun altro? Come osi, non esiste nulla che io non conosca. E ora uscite di qua mentre io analizzo questo marchingegno. Davvero, grazie mille, professore. Allora noi aspettiamo qui fuori.
Ma chissà che roba è, la tecnologia non è proprio il mio campo. Proverò a chiedere a lui, sono troppo curioso. E si chiede. Ciao, sono io. Senti, ho una cosa da chiederti. Degli studenti mi hanno parlato di uno strano aggeggio e allora ho pensato di rivolgermi a te. Capisco. No, non mi pare di vedere nulla del genere. Ti ho detto che non c'è. Lo sapevo, non avrei dovuto interpellarti. Tranquillo, me la sbrigherò io. Come mi è venuto in mente di chiamarlo? Devo vedermela da solo. Ma questo... Eh? Oh! Tanto questi qua si stanno allenando. Accidenti! Cos'era questo rumore? Tutto a posto, professore. Mi spiace, purtroppo io non so proprio dove mettere le mani. Dopotutto il mio campo è la biologia. Ma guarda un po', non poteva dircela prima. Mi dispiace. Adesso che facciamo? Così siamo da capo a 12. Se volete saperne di più su questo aggeggio, vi conviene andare in centro. Lì troverete mio figlio. Vende modellini di robot ed appassionati di tecnologia. Modellini di robot? Che c'entrano con la tecnologia? Fidatevi, adoro così tanto i robot che ho studiato tecnologia anche all'università. Se vedete che vi mando io, sono sicuro che potrà darvi una mano. Va bene, grazie mille, professore. Bene, allora andiamo in centro. Ok, l'area del centro è stata aggiunta alla mappa. Quindi andiamo in centro, ragazzi, dal figlio del professore. Ah! Che roba sto gioco, che roba. È un vai avanti, vai indietro, vai avanti, vai indietro, vai avanti, vai indietro. Oh, mamma mia, raga. Vabbè, accendiamo la mappa, andiamo al centro. Vediamo un po'. Ok, è qua, meno male. Meno male che è qua vicino. Ah, sto cane, che non era neanche un cane, però vabbè. Vita energetica, ok. Ok, eccolo qua, modellini. Amos. Parliamo con lui. Siete gli studenti di mio padre? Giocate a calcio? E che c'entra mio padre con il calcio? Noi in realtà gli abbiamo mostrato questo apparecchio, ma non è il suo campo, a quanto pare. Che roba è? Ah, sì, poco fa mi ha telefonato parlando di uno strano aggeggio. Doveva dirlo subito che non era la sua portata. Ci saremmo risparmiati l'ennesima litigata. Ok, vediamo un po'. Partiamo dal principio. Come si usa questo apparecchio? Usa sulla testa. Sulla testa, in questo modo? Proprio così. Marca è pericoloso, se lo indossa potrebbe... Troppo tardi. Ma questo... Wow! Tutto bene? Ai, che male, che è successo? Appena l'ho indossato ho sentito una voce inquietante a cui non potevo resistere. Una voce? Anche il bullo ci ha detto di aver sentito una voce che gli dava istruzioni. E inoltre ha detto che la forza aumenta incredibilmente. Non sarà che quelli della brainwashing sono tutti questo apparecchio? Siete tecnologia estremamente avanzata. E voi dovete giocare contro una squadra che indossa questi affari? Beh, sarà molto dura. C'è voluto un trampolino Inazuma per far tornare in sé quel bullo. Trampolino Inazuma? Di che si tratta? È una tecnica segreta che sprigiona la potenza di un vero fulmine. In effetti, una potente scossa elettrica può mettere fuori anche i più avanzati strumenti elettronici. Però, in pari, vi troverete di fronte a 11 avversari. Riuscirete a colpire tutti con la vostra tecnica? Ora che ci penso, è la stessa cosa che ci ha detto Nelly. Però, noi adesso non conosciamo nessun'altra tecnica più forte del trampolino Azuma. Se non corriamo ai ripari al più presto, non sarà facile spuntarla contro la brainwashing. Hai ragione, andiamo subito a scuola ad allenarci. Grazie mille per il suo aiuto, signore. Figurati, sono contento di esservi stato utile. Tornate a trovarmi. Oh, mi scusi, ma lei non è uno degli uomini del servizio di Nelly? Signor Evans? Sì, sono io, Mark Evans. Ho ricevuto l'incarico di riferire un messaggio da parte della signorina Nelly. Mark, recati subito di fronte alla statua di mio nonno accanto al campo da calcio. E non azzardarti a farmi aspettare, non tollero ritardi. Fine del messaggio. La statua accanto al campo? Chissà che intenzione ha. Il mio compito era solo di comunicare il messaggio. Ora che ci penso, adesso nel campo c'è effettivamente una statua. Andiamo a dare un'occhiata prima di cominciare gli allenamenti. Perfetto, andiamo dalla statua del campo. Ragazzi, sono 20 minuti di video. Posso prolungare e fare il capitolo in due video o in tre? Andiamo a vedere cosa ci dice di fa. Perché voglio finire il gameplay il più presto possibile, raga. Quindi andiamo.
accendiamo la mappa e andiamo dalla Reima. Perché si vede che sta facendo sto gameplay controvoglia, ma è, raga, in zoom 2001 è zoom 2001, cioè è basico, è monotono, è... Ah, vabbè, devo farlo però. Ma quanto ci hai messo, Mark? Lo sai che non mi piace aspettare. Che cosa? Ma se mi sono precipitato qui? E comunque devi smettere di farci girare come delle trottole, abbiamo degli allenamenti che ci aspettano. Allenamenti? Se volete allenarvi basta dirlo, qualcosa che fa al caso vostro. Dai un'occhiata. Si è aperto. Che cos'è? 40 anni fa la scuola di calcio della Raymond era una vera leggenda, a differenza di voi. Era una scuola davvero formidabile, e questo è il luogo in cui avvenivano i loro leggendari allenamenti speciali. Una scuola leggendaria? Stai parlando di Inazuma Eleven? Ah, ne avete già sentito parlare? Sono davvero sorpresa, credevo che non sapessi nulla. Comunque è proprio qui che quei giocatori si svilupparono la loro incredibile forza. Si tratta della palestra segreta di Inazuma Eleven, la palestra Inavicari. Palestra Inavicari? Quando ho scoperto l'esistenza di questa squadra mi sono incuriosito e svuoto delle ricerche. Queste informazioni le ho trovate per caso tra i vecchi documenti della scuola. Ho chiesto a mio padre di sistemare questo posto in modo che possiate usarla per i vostri allenamenti. È fantastico, questo è il centro di allenamento di Inazuma Eleven. Proprio così, avvicinati. Ah! No! Ma che fai? Non volevi allenarti? Qui potrai allenarti fino alla nausea. Se non vi date da fare, non avete speranze contro squadre come la Royal Academy o la Brainwashing. Nelly! Padre. Immagino che quello fosse Mark Evans. Bene, Nelly, vediamo di cosa è capace. Eccoci qua. Sono tutti uguali quelli dello staff. Questa è la palestra di Abicare, chissà cosa ci aspetta qui dentro. Mark, stai pensando di cominciare subito l'allenamento? Nelly ci ha fatto capire che senza una preparazione adeguata potremmo incontrare delle difficoltà. Forse dovremmo essere più cauti. Lo so, ma se non ci scontriamo più presto con la realtà e con le nostre vere capacità, non avremo speranze di battere i nostri avversari. Si tratta di Royal Academy o della Brainwashing con il suo potere sconfinato. Perciò dobbiamo andare avanti senza indugiare, qualunque cosa ci aspetti oltre quella porta. Se riusciamo a superare questo allenamento potrebbe aprirsi una nuova strada per noi. Hai ragione, non ha senso fermarsi per paura, dobbiamo andare avanti. Cominciamo l'allenamento in avicale, vediamo un po' cosa vogliono questi qua. Tanto raga, lo facciamo in questi episodi alla fine. Vediamo un po' cosa vogliono. Benvenuti nella palestra. Superando diversi allenamenti per sviluppare le tue abilità. Difesa e training point. I giocatori della squadra si alzano insieme. Ma gli allenamenti non sono una passeggiata. Cerca di sfruttare al meglio le varie opzioni per ottenere una squadra più bilanciata possibile. Ok, e tu cosa vuoi? Ah, tu ci fai fare allenamenti. Benvenuti nella palestra Vicari. Questi sono gli allenamenti che puoi sostenere. Ok, attacco, difesa, velocità, abilità, potenza speciale. Facciamo. Attacco, ovviamente. Vuoi sostenere l'allenamento attacco? Sì, prego, procedi pure. Ragazzi, siamo pronti? Ti auguro buona fortuna, Mark. Ok, attacco. Se riesci a superare questo allenamento, non ti lascerò proseguire. Ok, quindi c'è da fare una serie di allenamenti. Questa è una partita o una sfida? Una sfida, ok, meno male. No, Kevin! Dragonfly! Tiro di livello 4, andiamo. Mamma mia, Kevin Dragonfly! Quanto mi fai godere! Bravo, Kevin. Hai vinto. Prima sfida completata. Andiamo a sinistra, cioè andiamo su o a destra? Andiamo su. Ok, un'altra sfida, vamos. Vai, sfida. Vediamo un po' anche lui cosa vuole. Ah, sempre gli stessi, va bene. Si fanno easy allora. Sempre la stessa cosa. Grande, grande Kevin. Tiro al volo, livello 4 e vamos. E subito 1-0. Mamma mia, Kevin Dragonfly. 1-0, vamos. Hai vinto.
Grazie. Aumentato di livello. Ok, andiamo a sinistra stavolta. Vamos. Un altro bivio, vabbè. Se non riesci a superare questo allenamento, non ti lascerò proseguire. Sempre gli stessi sono. Se, no, loro non sono gli stessi. Ok, meno male. C'è una formazione più chiusa. Dovrebbe essere la stessa identica cosa, però. Quindi faccio così, faccio così, faccio così. Anzi, forse è meglio perché. Kevin. Kevin, mannaggia te, Kevin. Vai, Mark. Vai, Mark. Short. No. Presa, vamos. Meno male che non ho usato la tecnica, regalo, se era una merda. No, Mark. 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 Mark, che fai? Mark, che fai? Ah, posso rifarla. Ah, no, devo rifare tutto a capo. Tutto da capo. Oh, mamma mia. Sarà molto più difficile del previsto. Spostiamo Axel. Ho capito, voglio spostarlo. Menu. Ordina. No. No. Cambia con Axel. Perché me lo fa mettere in difesa Axel? Mannaggia. Tattiche, tattiche, tattiche. Sfida. Ok, posto. Mettiamo Mark qua. Jack. Va bene, andiamo a rifarla. Quanti minuti di video siamo? No, troppi. Vabbè, andiamo alla fa. La spindo un po', raga. Se si scanta Kevin a posizionarsi, perché devono essere posizionati? Vediamo, attacco sempre. Andiamo. Sì, andiamo. Siamo la very fast, very fast. Prima, raga, che taglio. Tanto vi ho fatto vedere come funziona la dinamica. Faccio. Magari se c'è qualcosa di nuovo oltre a sfide, poi vi faccio vedere. Tanto queste qua sono sfide normali, le faccio easy. Allora, raga. Sono arrivato a un campo. Credo che qua si bisogna fare la partita. Quindi, raga. L'ultima prova. Vamos. Raga, questa dovrei tagliarla perché non c'ho abbastanza tempo. Vi faccio vedere la squadra. E poi ve la taglio. Contro la linea Vicari. Tanto, raga, non vi perdete niente, è una partita normalissima, come un'amichevole. Questa è la mia squadra e l'altra squadra con guerriero, 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 guerriero. Ah, ma ci sono giocatori. C'è della Wild e anche della Occult. Ah, mannaggia voi. Vabbè, raga, questa ve la taglio. Ci vediamo quando ho finito la partita. Perfetto, ragazzi, ho vinto. Quindi possiamo andare avanti. È una partita abbastanza difficile. Non era facilissima, però neanche troppo difficile. Cioè, alla fine si faceva stra easy. Vedete il risultato del vostro allenamento. Aumenta l'attacco di tutti e il fisico. Ok, perfetto, abbiamo finito. Usciamo. E poi, ragazzi, che si concluderà l'episodio. Perfetto. Ce ne avete messo di tempo, eh. Credevo che vi fosse successo qualcosa. Ma non provatemi rancore, l'ho fatto solo perché siete delle schiappe. Grazie, Nelly. Eh? Abbiamo imparato un sacco di cose lì dentro. Sono fiero di potermi allenare nello stesso luogo in cui lo faceva Lina Zoom Eleven. Sento che in questo modo potremo avvicinarci un po' al loro livello. E questo chi è? Ma guarda, somigli proprio a tuo nonno. Padre. Padre, intendi forse dire che è il direttore della scuola? Sì, sono Sonny Raymond, il direttore di questa scuola. Direttore? Scusi, avremmo dovuto saperlo. Non vi preoccupate, in realtà è stata proprio Nelly a chiedermi di venire qui per incontrarvi. Guardandovi, mi sembra di tornare indietro di 40 anni ai tempi della leggenda Inazuma Eleven. Anche lei conosce Inazuma Eleven? Sì, un tempo ero il capo di tifosi del campo di calcio della Raymond. Sostenevo la squadra con tutte le mie energie, ma 40 anni fa, il giorno della finale del torneo nazionale, non si presentarono. Nessuno sa cosa sia successo, se ne sono passati molti di anni prima che potessi farmi una ragione. Fu allora che iniziai a covare un profondo rancore nei confronti del club di calcio. Però, guardandovi giocare, ho capito che stavo sbagliando. Da oggi in poi avrete tutto il mio sostegno. Direttore, ora vorrei mostrarvi una cosa. Mostrarci? Dopo lo scioglimento della Zoom Eleven, mi sono recato nella sede del club e ho trovato una cosa. Finora l'ho conservata senza sapere cosa fare, ora è giunto il momento di darla a voi. Ecco a te, Mark. Ho ottenuto gli appunti segreti della tecnica doppio fulmine Inazuma. Questo è il doppio fulmine Inazuma? Che sia proprio quello che stavamo cercando? Una tecnica più forte del trampolino Inazuma? Mark, hai già visto questa scrittura da qualche altra parte? Questa scrittura? Ah, è come quella del trampolino Inazuma? Ma sì, è la scrittura di mio nonno. Certo, la persona che ha scritto questi appunti segreti è proprio tuo nonno, David Evans. Che cosa? David era l'allenatore dell'Inazuma Eleven. Ha creato innumerevoli tecniche segrete per i suoi ragazzi.
e le ha scritte su questi punti segreti per lasciare alle generazioni successive. Dopo lo scioglimento della squadra, molti di questi punti segreti sono andati persi per la città. Ma non avete nulla da temere, la collezione punti segreti allenando Visodo, riuscite a sconfiggere qualsiasi avversario che cercherà di ostacolarvi. Le punti segreti sono stati scritti proprio da mio nonno. Doppio fulmine in Zuma, con questa tecnica potremmo contrastare la forza della brainwashing. Grazie mille, direttore, sono sicuro che riusciremo a battere i nostri avversari. Andiamo subito ad allenarci per imparare questa nuova tecnica. Sì. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie, Nelly. Ultimamente è riuscito a contagiare anche gli altri con il suo entusiasmo. E che mi dici di te? Eh? Perché stai facendo tutto questo per il club di calcio? Mi sto solo assicurando che il club di calcio non copra di ridicolo questa scuola. La scuola, il club, io non credo che tu lo faccia per questi motivi. Cosa? Che vuoi dire? Non te ne sei ancora accorto? Ha ripreso a giocare a calcio grazie alla sua smisurata passione. E penso che anche tu ne sia rimasta colpita. Si è aperto un blocco nella mappa con ti parla con Sega. Va bene. Nello stesso momento, da un'altra parte. Non trovate che ultimamente il giudice sia molto strano, sempre a testa per aria. A proposito, hai sentito quel pettegolezzo? L'ho sentito anch'io. Giravo già che il capitano abbia una cotta per una ragazza. Proprio così io l'ho sentito mentre mormorava il nome di una ragazza. Evidentemente Jude non ci dice tutto. Ma dai, Jude! Ehi, voi! Cosa ci fate qui? Smettete di perdere tempo, abbiamo una partita da preparare. Ah, che noia. Va bene, non alzare la voce però. Uffa, sembra parlare di allenamenti. Giù, tutto bene? Domani giochiamo contro la Washington, non sappiamo ancora di cosa sono veramente capaci, però adesso possiamo contare sulle navicare, sul doppio fulmine Inazuma. Abbiamo delle ottime chance di farcela. È me che dovete ringraziare, non smettete di allenarvi finché non sarete sicuri di poter vincere. Sì, è quello che vogliamo fare, ci alleniamo anche oggi finché non ci sentiamo più in piedi. A proposito, vi siete accorti che il doppio fulmine Inazuma è una tecnica combinata? Tecnica combinata? Si diceva che per effettuare questa tecnica è meglio scegliere un partner. Dal menu cartella scegli le tecniche e quella tecnica per chi vuoi impostare il partner. In questo modo saprai anche chi è in grado di effettuare quella te determinata tecnica. Capisco, rivediamo un attimo cosa devo fare. Scelgo tecniche dal menu cartella e poi seleziono la tecnica per cui voglio impostare il partner. Mark, in bocca al lupo per la prossima partita di domani. Quando hai finito gli allenamenti, vieni a parlare con me. Io sono sempre nella sede del club. Grazie Silvia, a più tardi. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Spero che ci vediamo in un prossimo video. Dove andremo a battere la brainwashing. Ciao ragazzi.